Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale e ovviamente, come al solito, forza Juventus. Oggi ricomincia la settimana che ci porterà a giocare una partita di Serie A. La voglio tenere come parte finale del video. Prima di tutto parliamo un po' così a grandi linee di quella che è stata la partita di ieri sera tra Italia e Ecuador, vinta per 2-0 dalla nazionale italiana. Pochi spunti in realtà di riflessione per quanto riguarda la Juventus, perché non hanno giocato giocatori della Juve, titolari, sono subentrati poi Locatelli e Cambiaso per qualche minuto, veramente pochissimi minuti, riuscito a prendere un giallo per spostare la palla, ma l'unico che possiamo valutare è Locatelli, ma non avrebbe senso stare qui a ragionare su Locatelli. Interessante parlare di questa nuova volontà di Spalletti di utilizzare il 3-4-2-1, possiamo chiamarlo così, forse ieri più vero 3-4-2-1, perché Pellegrini e Zaniolo sono giocatori che quel ruolo secondo me lo possono interpretare anche molto bene. E vi devo dire la verità, se per l'Italia di Mancini anche durante l'Europeo vinto prima dell'inizio della competizione non ero così gasato, non avevo curiosità, interesse, oggi con l'Italia di Spalletti sono quantomeno attratto dall'idea di vedere un'Italia, perché secondo me è difficilmente collocabile questa squadra qui. È difficile capire come dovrebbe effettivamente giocare. Per me con la difesa 4 si sta provando la difesa 3. Ieri sera una vittoria per 2-0 importante contro un Ecuador che secondo me ha due o tre giocatori interessanti. L'11 che ha giocato titolare, poi vabbè c'erano Estupiñán che conosciamo molto bene, c'è il ragazzino, il numero 16 che è entrato, che ha battuto tipo tutti i record a livello di esordio precoce in nazionale, è collocato tra Maradona e Pelé, quando è entrato comunque ha mostrato movimenti interessanti. Insomma, due, tre, quattro giocatori abbastanza di livello e soprattutto una tenuta fisica importante, hanno pressato veramente per tutta la partita, quindi è stata una gara che l'Italia vince sì, però attenzione perché l'Ecuador ha fatto secondo me una buona partita. L'Italia vince chiudendo la partita all'ultimo secondo. Dal punto di vista dei piazzati difensivi l'Ecuador non è sta gran squadra, però invece dal punto di vista fisico, della corsa, del pressing, dell'organizzazione, mi è sembrato un buon Ecuador, sperimentale, così come era l'Italia. Quindi una partita tutto sommato divertente che non possiamo ovviamente ricondurre alla Juve. Però ora la lasciamo da parte, la nazionale, la andiamo a ritirare fuori quest'estate quando ci sarà l'Europeo, quando ci saranno le convocazioni da discutere insieme. Ora concentriamoci sulla Juve, perché ragazzi io vi devo dire la verità, sono molto preoccupato. In questi giorni in cui non si è parlato di Juve, invece che tranquillizzarmi, sono riuscito ad aumentare la mia ansia e la mia preoccupazione. Anche perché andiamo ad affrontare Tudor, che ha avuto modo di lavorare in questi giorni, con i giocatori che sono rimasti a Roma. Tra l'altro, per dire, Immobile, che non è più un giocatore della nazionale in questo momento, Retegui è il titolare numero 9. Tra l'altro, quando è entrato ha fatto due o tre buone sponde, due o tre buone giocate. Giocatore interessante Retegui, che sa giocare spalla alla porta. Giocatore che mi piacerebbe vedere una big per capirne il vero valore, però tanti giocatori della Lazio comunque sono rimasti a lavorare a Roma e la Lazio la incontreremo due volte, una volta sabato prima di Pasqua e una volta martedì dopo Pasquetta, quindi con anche in mezzo delle giornate un po' particolari. Sono due partite che vanno veramente a definire una stagione, perché in Serie A hai un vantaggio ancora sì, ma è un vantaggio non così tanto significativo, anche se poi dovrebbe qualificarsi molto probabilmente una quinta squadra per la Champions. Ma non vincere nemmeno questa partita andrebbe a buttarti ancora di più in una crisi che verrebbe amplificata maggiormente, secondo me, e poi vi spiego il perché. E poi la Coppa Italia, perché io ragazzi in queste ore sono arrivato a leggere su Twitter che in questo ciclo non era necessario vincere trofei, che per la Juventus vincere o non vincere in questo ciclo non importava, importava soltanto buttare basi per il futuro. E ho visto che anche a livello giornalistico si sta andando in una direzione in cui si fa passare questo Allegri bis quasi come un ciclo di livello, perché sono stati inseriti dei giocatori giovani. Attenzione ragazzi, perché io credo che sia una delle poche cose sportive, a livello sportivo, da salvare dell'Allegri bis, l'introduzione di questi ragazzi. Però bisogna anche poi guardarsi in faccia e dirsi, ma questi ragazzi sono
un discorso legato alla Juventus, alla programmazione della Juventus e quindi allo scouting di Tognozzi, per dirne uno, e la volontà della società di cambiare progetto o dell'allenatore? Perché non dimentichiamoci mai che poi quando sono entrati nelle rotazioni tutti quelli che hanno giocato anche di più, i Miretti, i Fagioli, gli Yildiz, sono entrati nelle rotazioni quando c'erano delle situazioni scomode, delle situazioni molto scomode dal punto di vista numerico, infortuni, squalifiche, assenze, o nei momenti in cui le partite dovevano essere ribaltate, allora tanto vale buttare dentro. Mi viene in mente Ealing con il Benfica l'anno scorso. Cioè, non facciamo passare il messaggio che questo secondo ciclo di Allegri sia stato un successo, perché tanto vincere non si doveva vincere, e si è valorizzato questi giocatori, perché valorizzare una roba e far esordire è un'altra. C'è stata più continuità? Sì, la Juventus è davvero una squadra molto più giovane rispetto alle precedenti Juve. Ma questo non passa dall'allenatore. Cioè, questo passa dalla dirigenza, che vuole limitare il monte ingaggi, vuole abbassare l'età media e quindi va a fornire all'allenatore una squadra. Non è l'allenatore che dice voglio tutti questi ragazzi qua. Anche perché banalmente l'anno scorso, quando c'è stato mercato, le richieste sono state tutte diverse. Sono state completamente differenti. Si è andati su profili come Pogba, Di Maria, Kostic, Milik, cioè Paredes. Non facciamo poi passare sto messaggio, perché mi sta facendo molta paura questa roba qui, eh? In queste ore, in questi giorni, leggere che è stata una roba, guarda, alla fine sai che questo Allegri 2.0 tanto male non è stato, perché si è creato valore. Il valore si è creato perché si è lavorato bene ancora prima che arrivasse Allegri, perché ci sono dei giocatori che sono stati valorizzati andando fuori dalla Juve, eh? I vari Caio Orghe, Barenecea, Sule, per dirne tre, Huizen, per dirne quattro, che sono ragazzi che la Juventus ha in testa di reinserire nella rosa oppure cedere. Vedremo chi, vedremo come, vedremo quando e vedremo perché. Perché poi questa tendenza è pericolosa, ragazzi. Essere sempre lì a far l'applauso, quando l'applauso invece non andrebbe fatto, perché in otto partite ne hai vinta una e sei a un tiro di schioppo da entrare in una crisi potentissima, perché da qui alla fine non ci sono più pause, è quello che vi dicevo prima. Ecco perché diventa ancora più difficile adesso, perché poi non ci sono più pause. Cioè, far passare il messaggio che qui è tutto bello, tutto fantastico, tutto meraviglioso, non aiuta mica a cercare lo sviluppo positivo. Aiuta semplicemente a dire, oh, tanto, fino adesso siamo andati anche discretamente male, tanto poi si può riadattare tutto, non serviva vincere, anche se poi non ci qualifichiamo in Champions, sì, però hai visto quanti ragazzi, cioè, tirar fuori sempre la giustificazione per giustificare dei momenti brutti della Juve non aiuta la Juve, eh? E questa è una cosa che deve essere ben chiara a tutti, perché sennò si arriva semplicemente a dire, vabbè, dai, tanto più di così che cosa si poteva fare, quando invece qui c'è un patrimonio tecnico che è stato costruito dalla Juventus negli anni in maniera eccellente. Cioè, non facciamo passare il messaggio che qui va tutto bene, tutto meraviglioso, vabbè, anche se adesso siamo in crisi, però fino a febbraio siamo stati attaccati all'Inter, ma un bel chi se ne frega. Le stagioni sportive non si valutano in questo modo. I cicli non si valutano in questo modo. I rendimenti non si valutano in questo modo. Perché io capisco il discorso di adesso lasciamo tutto sereno perché bisogna raggiungere la Champions, poi facciamo le valutazioni. Però credo anche che sia giusto non prendersi in giro. Un conto è lasciare tutto sereno sperando di ripristinare un ambiente che in questo momento sembra rovente. Però poi dall'altra parte sono delle persone che intanto iniziano a crederci. E delle persone che queste cose le iniziano a utilizzare come giustificazioni. E qui non si può giustificare la Juventus. Non si può giustificare il secondo mandato di Allegri. Ho letto anche Moreno Torricelli che dice che non si può criticare Allegri perché 5 scudetti, Coppa Italia, le finali di Champions. Sì, ma stiamo parlando di Allegri 1.0, ragazzi. Ma come si può fare una valutazione, un'opinione, una considerazione su un ciclo di 3 anni parlando dei 7 anni precedenti con 2.5 in cui non si è allenato? Cioè, come si può paragonare, giustificare il 2.0 parlando dell'1.0? Ma sono cose inconcepibili. Ma provate, ma io davvero voglio farvi una domanda. Arrivato a questo punto, io una domanda me la voglio fare e voglio condividerla con voi. Una domanda ve la devo fare. Se non ci fosse mai stato l'Allegri 1.0, cosa si direbbe oggi dell'Allegri 2.0? Saremmo qui a parlare della valorizzazione, i giovani lanciati, ma fa lo stesso anche non vincere? O saremmo qui a dire, oh ragazzi, ma cosa stiamo dicendo se alla Juventus? Qui bisogna veramente farsi questa domanda, e la risposta è una sola, lo sappiamo tutti e non prendiamoci in giro.
perché poi si arriva a dire che purtroppo oggi la figura di Allegri è più ingombrante della Juve, e questo non può esistere, non può accadere, non può essere una giustificazione, non può essere assolutamente che un allenatore possa essere più grande della Juve, perché i giocatori vanno, gli allenatori vanno, i dirigenti vanno e la Juve resta, e bisogna ricominciare a tifare per la Juventus, a parlare della Juventus. È per questo che sto iniziando e concludendo i video con quella frase, ed è per questo che anche oggi vi saluto con un forza Juve, curioso di sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti e la risposta alla domanda che vi ho fatto.